Buongiorno a tutti amici della libreria di Mano in Mano, benvenuti o ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale dedicato ai consigli di lettura. Io sono Raffaella, oggi mi piacerebbe consigliarvi un saggio che trovate presso la nostra libreria di Cambiago su uno scaffale che si chiama Culture e Società, la zona delle scienze umane e sociali. È un saggio molto interessante, si chiama L'identità di Amin Maalouf. Io ho scoperto questo piccolo saggio per la prima volta al liceo, ce l'aveva proposto la nostra fantastica professoressa di pedagogia. È un saggio del 98, quindi sono passati più di 20 anni, eppure, credetemi, estremamente attuale. Amin Maalouf è un autore libanese che negli anni 70 si è trasferito in Francia, è nato e cresciuto in una famiglia di letterati, di giornalisti, e cerca in questo libro di spiegare un concetto molto complesso, che è quello di identità, che lui definisce una belva, una pantera da domare. Il concetto di identità in effetti è qualcosa di così complesso, di così indomabile, che solamente un'estrema attenzione e osservazione riesce a comprenderlo, a incanalarlo. Perché questa riflessione? Vuole in qualche modo dare un antidoto, o meglio dare un percorso, dare delle soluzioni a quella follia che ogni giorno noi vediamo quando persone si suicidano in nome della loro identità, oppure inneggiano a atti violenti in nome della loro identità. E allora Amin Maalouf si chiede: che cos'è l'identità? Sulla copertina del libro c'è una mela che, se osservate attentamente, proietta un'ombra diversa dalla sua identità, proietta una stella. La mela è formata da un insieme di parti, alla buccia, al torsolo, alla polpa, eppure noi non definiamo la mela solamente se vediamo la sua buccia o il suo torsolo, definiamo la mela nella sua complessità. Questo è il concetto di mela. Ecco, allo stesso modo, dice Amin Maalouf, io non mi posso definire metà libanese e metà parigino. Le mie due identità, le mie 100 identità, si assemblano, si uniscono quasi per osmosi, in modo molto armonioso. Tutte le parti si nutrono l'una con l'altra, non posso assemblare i vari pezzetti in modo scomposto e definire che quella è la mia identità. Spesse volte, con troppo semplicismo, forse con molto pregiudizio, tendiamo, e lo facciamo un po' tutti, a dare un'etichetta e quindi identifichiamo una persona solo per un unico suo ruolo, un'unica sua parte. Quante volte lo facciamo? Pensiamoci, quando diciamo gli immigrati, i neri, gli ebrei, le donne. Io, per esempio, sono una donna, sì, ma sono anche una figlia, sono una sorella, sono un'amica, sono una moglie, sono una lavoratrice, sono tantissime identità, eppure una non esclude l'altra, eppure non vorrei essere definita esclusivamente come il mio essere, per esempio, figlia, perché sono tantissime altre cose. Ecco, è questo che Amin Maalouf, con un linguaggio molto semplice, cerca di spiegare. È un linguaggio che spesso fa riferimento alla storia, alla teologia, alla filosofia, e cerca di farci osservare questo concetto da un punto di vista differente. Io l'ho trovato molto illuminante, forse anche perché l'ho letto al liceo, quindi credo sia una lettura scolastica molto importante, forse è il momento migliore per approcciarsi a questo concetto, ma non è mai troppo tardi, cercare di cambiare il punto di vista, di cominciare a riflettere su cose che forse diamo per scontate, ma è assolutamente essenziale invece porre la giusta attenzione per creare tutti un mondo migliore. Vorrei, per concludere questa presentazione, leggervi la stessa introduzione che Amin Maalouf ha proposto per presentare la sua opera, perché chiarifica poi tutto quello che ho cercato, forse in modo un po' confuso, di spiegare per consigliarvi questo bellissimo saggio. Scrive: io non dubito che per molti anni ancora il problema dell'identità avvelenerà la storia, indebolirà il dibattito intellettuale, diffondendo ovunque odio, violenza, distruzione.
Ma non basta deplorare un'evoluzione così inquietante, né basta scaricare la colpa sull'altro, chiunque egli sia. Dobbiamo cercare di domare la pantera identitaria prima che ci divori. E per iniziare è essenziale che la osserviamo con attenzione. Sono consapevole naturalmente delle difficoltà di trovare delle soluzioni semplici a questi problemi, ma resto convinto che il peggio non sia ineluttabile e che delle soluzioni inventive debbano e possano essere trovate. Questo libro vorrebbe essere un contributo a questo lavoro di osservazione, di addomesticamento, vorrebbe indicare proprio un orientamento, tracciare qualche percorso possibile di soluzione, con lucidità, con serenità e costante desiderio di cercare un equilibrio sottile tra la diversità del mondo e l'esigenza di universalità. Bene, questo è il consiglio di oggi, spero proprio di avervi incuriosito. Vi invito al prossimo appuntamento, che sarà sempre di lunedì alle 14, se vi fa piacere, con un altro consiglio di lettura. Nel frattempo, come sempre, tante appassionanti letture. Grazie di averci seguito, a presto!